Buongiorno a tutti, ringrazio i due Dario, i due presidenti Gallina e Peirone che hanno lavorato insieme a noi in maniera incessante, insieme alla Camera di Commercio, al Centro Estero per l'Internazionalizzazione, per rendere possibile questa business convention che per noi è molto importante in un settore che in questi due anni è stato molto in difficoltà, e poter ripartire dopo gli ADM del 2021 facendo trovare le imprese per fare B2B reali, potersi guardare negli occhi e magari sviluppare dei business insieme, per noi è un motivo di grande orgoglio. Inizio questa conferenza stampa dando anche dei dati, perché la programmazione europea volge al termine, sarà poi anche il caso di iniziare a spendere i soldi dei fondi europei che ci verranno assegnati, e sono felice di potervi annunciare che le risorse per l'internazionalizzazione messe a disposizione dalla regione all'interno di quella programmazione sono 15 milioni superiori alla vecchia programmazione, arrivando così a un totale di 45, con 35 milioni invece dedicati all'attrazione degli investimenti, quindi 80 milioni per fare in modo che gli investimenti possano essere promossi e attratti, per fare in modo che soprattutto la filiera dell'automotive insieme a quella dell'aerospazio, che sono quelle i due core su cui ci stiamo concentrando in questi anni, possano essere sviluppati al meglio. Questo evento è fondamentale, l'ha già detto l'assessore, in questo momento particolare, però è fondamentale che noi continuiamo, io dico, a battere la gran cassa dell'automotive, nel senso che per questo ringrazio le aziende, ed è fondamentale avere una vetrina, un momento di discussione, la presenza delle grandi imprese, è importante avere questi momenti, anche per il business ovviamente. Un soggetto come CEIP deve, come suo compito, portare delle opportunità di business alle imprese del territorio, quindi cercare di mostrare quelle che sono gli scenari internazionali e delle opportunità derivanti dagli scenari internazionali alle imprese del territorio, che ovviamente devono essere anche in grado di coglierle. Penso che il WTM quest'anno sia organizzato esattamente con questo obiettivo.